In Italia si può e si deve investire bene. A questo sono giunti gli esperti di economia e finanza che si sono confrontati in occasione della tavola rotonda alle opportunità di investimento dei fondi sovrani in Italia, che si è tenuta durante la prima giornata della 77ª Fiera del Levante di Bari. Un incontro voluto dal vicepresidente della Fiera Lorenzo De Santis. Ad aprire i lavori il presidente della Fiera Ugo Patroni Griffi, che ha spiegato l'importanza dei fondi sovrani, quali fondi di investimento che hanno la particolarità di essere detenuti da stati che li utilizzano per investire il loro surplus. Per Patroni Griffi è arrivato il momento quindi di rendersi appetibili. Alla tavola rotonda anche il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, il quale ha sottolineato l'appetibilità dell'Italia per i fondi sovrani. Molto dipende dalla nostra capacità di creare condizioni per attrarre questi investimenti. E le condizioni sono di vario genere. Una condizione che loro cercano è la stabilità politica e la stabilità normativa. Le due cose poi sono spesso collegate. Certo, in questi giorni l'Italia non dà buoni segnali a questo riguardo, perché il governo italiano sembra sempre appeso, diciamo, a un filo legato a vicende che, come sapete, hanno molto a che fare con la politica con la P minuscola, ma poco con i programmi e le attività del governo in senso proprio. Oggi la mia convinzione è che in Italia si può investire bene perché l'Italia, come dire, è stata molto colpita dalla recessione e quindi per un investitore che abbia, devo dire, dei progetti di lungo termine, non voglia fare un capital gain mordi e fuggi in pochi mesi, ma sia disposto a investire su un arco pluriennale abbastanza lungo, questo è il momento di investire in Italia.